Allora, mister, fuori fanno festa, però a me sembra che almeno un rigore manchi, non è per essere polemico, però capisco che la festa è anche di Buffon, però un rigore manca. Ma cambia poco, c'è poco da dire, dai. Abbiamo fatto la nostra prestazione in un ambiente di festa e i ragazzi fino all'ultimo hanno provato a fare con impegno, con moglie, a cercare il risultato, e però insomma poi la festa è tutta bianconera. Per il Verona non c'è festa, insomma, è finita da un po'. È stata la tua ultima panchina questa col Verona? Sì, credo proprio di sì. Nella stagione 2017-18 è l'ultima panchina. Vuol dire che non si sa mai per l'anno prossimo? Assolutamente, poi chi deve parlare parlerà. E adesso finiamo e poi gli interventi verranno fatti dal club, dal presidente, e quindi oggi chiudiamo l'attività agonistica almeno per quello che riguarda il campionato, e poi insomma in questi giorni verranno definite le cose. Tu hai già fatto due chiacchiere con Setti? No, ancora no, ma le faremo. E cosa gli dirai? Sono curioso anche di sapere la tua versione, perché abbiamo sentito quella più o meno di tutti. Dimmi anche la tua, che dirai a Setti? Quello che dirò rimarrà tra me e il presidente. Tu pensi che magari se ti fossi aperto un po' di più anche, non so, raccontando di te, di quello che insomma era la tua idea, così forse sarebbero andate diversamente le cose? Non lo so, l'avete provato a dire in tutti i modi, in tutte le salse, ma io non voglio aggiungere altro. Raccontami questi 20 mesi allora, visto che forse sarà l'ultima, tracciami un bilancio di quello che è stato la tua esperienza, Verona. Già l'ho detto, 20 mesi straordinari, intensi, molto formativi per me, con una promozione, una retrocessione, ma con grande lavoro e con tante belle cose che mi lascio dietro, e oggi insomma devo dire con amarezza, perché è una retrocessione che alla fine mi dispiace per tutti, per tutti quelli che lavorano con noi, già l'ho detto. Per cui... Il rimpianto più grande tuo personale qual è? Ma l'ho detto, era quello di raggiungere l'obiettivo. Questo è il rimpianto più grande. Era proprio impossibile raggiungerlo? No, era impegnativo, era molto complicato, ma per me non c'è nulla di impossibile. Ciao mister, comunque è finita con una partita a testa alta, una squadra che ha tenuto bene il campo per un'ora. Insomma, positivo almeno oggi questo Verona? Sì, per quello che può cambiare, non è semplice poi giocare in quest'ultimo periodo, quando il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, la squadra e i ragazzi sono stati bravi a lavorare fino all'ultimo, con impegno, con professionalità, con serietà, e oggi hanno fatto una buonissima gara in un ambiente molto particolare, però ci sono stati fino alla fine. Ecco, la festa di Gigi Buffon, la festa della Juventus, però al nostro tabellino manca un calcio di rigore e probabilmente, se vogliamo essere sensibili, manca quantomeno il giallo Buffon, se non vuoi espellere. Insomma, gli arbitri a volte veramente lasciano stupiti e rappresentano purtroppo anche il malcostume italico, no? Perché noi italiani siamo un po' così, abbiamo applaudito tutti Gigi Buffon, però se ci sono delle regole, queste regole devono essere rispettate. Ma non mi sento da aggiungere niente, era molto evidente, l'arbitro l'ha lasciato andare e ha visto in questo modo. Che cosa hai detto a Danzi al termine di questa partita? Perché è un ragazzo che oggi ha ottenuto il quinto gettone in Serie A e secondo me ha fatto una grande partita. Andrea, un patrimonio del club, queste sono per me sono soddisfazioni, e vedere un ragazzo in questo modo esprimersi e... rimarrà per il club, e di questo, ripeto, mi rende molto orgoglioso, perché e si è fatto trovare pronto e mi dispiace, avrebbe potuto partecipare con noi anche molto prima se non avesse avuto un problema muscolare. Hai detto qualcosa Buffon? No, assolutamente, insomma ce n'è stata l'opportunità, però insomma rappresenta la storia.
storia per quello che riguarda il calcio italiano e l'emblema di questo club negli ultimi anni. La storia parla di sé, insomma, le esperienze, le vittorie parlano a suo favore. Picchia, come si sente in questo momento, finito questa partita? Che sensazioni ha, che cosa gli passa per la testa proprio in questo istante? Ma in questo istante devo dire assolutamente nulla. E, ripeto, il sentimento più forte è di grande dispiacere perché per l'obiettivo mancato, quindi questo è quello, il pensiero più forte. Poi altre cose, insomma, quando a mente fredda, quando molto un po' più distaccato, uno riesce a vedere le cose in maniera diversa, però il sentimento più forte, ripeto, quello più che mi lascia la mare in bocca, grande, grande, grande dispiacere. Di chi ripartirà con una panchina in Serie B? Ah, non lo so, adesso io vado a casa, poi vedremo in questi giorni cosa succede. Ci avevi detto che ci raccontavi qualcosa, anche un po' la tua verità. Non ho mai detto che racconto, cioè, c'è poco da raccontare e non devo raccontare assolutamente nessun tipo di verità. No, hai sempre chiaramente protetto il gruppo, hai sempre protetto il tuo lavoro, tuo, dei tuoi collaboratori, del DS Fusco, però insomma tante volte è sembrata un ci metto io la faccia, rispetto magari a altre responsabilità, proteggo il gruppo perché c'è la speranza, me lo ci hai creduto fino alla fine, di centrare la salvezza. A mente fredda farai una conferenza stampa, racconterai qualcosa, saluterai? No, assolutamente no, io devo fare le conferenze quando le devo fare e non ho alcun tipo di motivo per fare un'ulteriore conferenza e la mia non è una presa di posizione di tutto quello che ho fatto in 20 mesi. Io credo che lo spirito sia sacro, va tutelato spada tratta, i miei giocatori sono sempre per quello che è l'ambiente esterno, sono sotto le mie responsabilità e poi quello che è successo, continuo a vedere la mia linea, non devo aggiungere nient'altro. Ecco, di Verona ti porterai via una promozione. Un bel momento, proprio un anno fa di questi tempi si stava festeggiando, della Verona città e dei veronesi, cosa ti porterai via? Ma io l'ho detto, io porterò, ho vissuto 2 anni, la mia famiglia è vissuta 2 anni a Verona, le mie figlie, quindi porterò parte di vivere una città con maniera attiva e quindi porterò dentro un'esperienza, ripeto, molto molto formativa, ma in tutti i sensi, dal punto di vista umano che professionale. Quanto ti è mancato un attaccante in questa stagione? Ma mi è mancato, l'ho detto, Moise Kean, perché ha avuto un infortunio lungo e perderlo per 3 mesi, un momento delicato, è stato una perdita importante.